Un buongiorno da Monza per la seconda puntata di Passione Motori. Non poteva che iniziare da qui, anche se sotto l'ombrello, la nostra seconda puntata per l'Assi Racing Weekend di questo fine settimana, che ha portato tra l'altro grosse novità dal punto di vista sportivo per i piloti bresciani, con un titolo importante, quello di Giacomo Pollini, che ha conquistato il titolo nel campionato sport prototipi, ma soprattutto qui si respira aria davvero di leggenda, aria di velocità, il tempio della velocità. Come vedete, siamo sulla mitica parabolica e abbiamo usufruito di questo spazio per essere qui oggi. Vi faccio vedere un po' la panoramica di questo bellissimo e stupendo momento, per noi davvero unico. Qui si è respirato davvero la storia della Formula 1, si è respirato quello che è l'aria incredibile, il sapore incredibile delle gare di velocità, questo anello che oggi rivive grazie anche tra l'altro al sentimento bresciano, nato dalla petizione voluta da Luciano Dalben, presidente del Ferrari Club Brescia, che ha voluto e ha aiutato tantissime persone a far sì che questo monumento storico non venisse abbattuto. Dunque, quest'oggi siamo qui a raccontarvi questo AC Racing Weekend sotto la pioggia, diluvio, qualche gara è stata già cancellata, ma soprattutto si respira davvero aria stupenda, aria di passione, aria di festa, anche se è un'aria di festa bagnata. Dunque, questa è la mitica sopraelevata, e allora vediamo se riusciamo anche un pochino a salire per farvi vedere anche la pendenza. C'è anche qualcuno, soprattutto adesso che è bagnato, rischiamo anche di fare un capitombolo in diretta. Guardate la pendenza di questa fantastica curva, che là in fondo si perde alle mie spalle. Da questa parte c'è invece il rettilineo che poi porta ai box. Diciamo che questa era la strada, la pista che veniva percorsa appunto nei primi anni. Tra l'altro Brescia sta vivendo un momento particolare con l'autodromo di Monza all'interno del Gran Premio d'Italia. C'è stato la festa, la parata delle vetture che hanno iscritte appunto al Club Franco Mazzotti, Club Mille Miglia, e dunque c'è stata anche la possibilità per Brescia di entrare in questo che è un tempio storico della velocità. Anche a giugno c'era stata la possibilità per la Mille Miglia di entrare con delle prove speciali, le ultime tra l'altro che poi hanno decretato la vittoria finale di Andrea Vesco insieme a Fabio Salvinelli. E dunque queste sono appunto immagini uniche, esclusive, incredibili di Passione Motore. Ci lasciamo alle spalle la mitica parabolica per adesso risalire un pochino quello che è il circuito di Monza all'interno di questo parco straordinario della Villa Reale. Allora vi portiamo a vedere anche il passaggio di alcune vetture, perché finalmente dopo la pioggia si sta ricominciando l'attività in pista. Andiamo! Dopo aver superato numerose pozzanghere abbiamo raggiunto un punto importante e famoso dello scenario di Monza, del circuito di Monza, il sottopasso. Là alle mie spalle vedete la famosa parabolica che abbiamo visto poc'anzi, e lì sotto il famoso ponte che conduce poi alla variante Ascari. Siamo in attesa di vedere il transito delle vetture, intanto io vi porto a fare un giretto turistico qui dentro. Arrivano nel tunnel sotto la parabolica, vedete questa struttura che ancora resiste nonostante i tantissimi anni, e là in fondo appunto ci sono scorci di pista, adesso ve li facciamo vedere, ma soprattutto c'è la passione, c'è il grande
e incredibile fascino del circuito di Monza qui all'Autodromo Nazionale. Ha smesso anche di piovere e dunque possiamo togliere questo maledettissimo ombrello. Tra l'altro stiamo camminando in una delle zone per me più belle del circuito di Monza, vale a dire le due curve di Lesmo, e alle nostre spalle là in fondo c'erano le strutture che sono state costruite appositamente per il Gran Premio d'Italia, e pensare che qui, dove oggi sono solo io, erano presente quasi 150.000 persone nella sola giornata di domenica, ha davvero un sapore incredibile e speciale. E adesso vi porto nelle due curve le mie preferite, quelle di Lesmo. Siamo alla mitica curva del Serraglio, questa è la casina del Serraglio, e come vedete alle mie spalle c'è la famosa curva che si fa in pieno e che porta sul piccolo rettifilo e poi alla variante a scalino. Allora, la curva di Lesmo, oggi siamo io e un altro piccolo spettatore. Siamo alle due curve di Lesmo, gara in questo momento del campionato italiano sport prototipi, già vinto dal bresciano Giacomo Pollini, che sono assolutamente in regime di safety car. È quella che passa alle nostre spalle con tutto il plotone, e dunque Giacomo Pollini che è in quarta posizione in questo momento, si sta così confermando campione per la terza volta nella sua storia. Curve di Lesmo bellissime, velocissime, da fare tutte d'un fiato, ma soprattutto con gas aperto e tanto, tanto cuore. Eccoci arrivati alla seconda curva di Lesmo con una macchina che transita alle nostre spalle. Gara funestata da safety car è questa, ma soprattutto noi vi stiamo cercando di portare all'interno il più possibile del circuito nazionale di Monza. Andiamo. Lo vedete, dall'ombrello ha ricominciato a piovere, ma siamo in curva grande, una delle curve prestigiose di questo circuito fantastico che è il circuito nazionale di Monza, dell'Autodromo Nazionale di Monza, inserito nel Parco della Villa Reale in Brianza, ed è una curva che ha segnato tante storie, in particolare negli ultimi recenti anni le sfide tra Vettel e Alonso, Alonso-Vettel, che si sono davvero sfidati anche sorpassandosi sull'erba, e dunque qui ci sono davvero pagine di storia in questa lembo d'asfalto, e tra poco questa lingua della pista del tratto del circuito di Monza verrà calpestata dalle gomme della mini challenge che noi vi faremo chiaramente vedere. Mm.
eccoci in seconda variante, la variante della Roggia, perché passa un fiume qui vicino. Si è appena conclusa la gara del campionato italiano sport prototipi, ma soprattutto noi stiamo percorrendo il circuito e vi stiamo facendo vedere la bellezza di questo circuito straordinario di Monza. Purtroppo nel motorsport succede anche questo, con una vettura che viene portata col pilota sopra in pit lane, gara per lui conclusa. Queste sono le gare. Piove, smette. E adesso siamo in prima variante, la variante più importante, perché arriva al termine del lungo rettifilo dei box. Siamo ancora in regime di safety car, stiamo guardando, osservando la gara del mini challenge. Dietro le mie spalle appunto la prima variante, imbuto per le tante partenze e ripartenze, anche visto che parliamo di regime di safety car. Là in fondo si sono svolti duelli davvero incredibili e soprattutto è staccato importante per i sorpassi, diciamo, al termine del lunghissimo rettilineo. A 6 marce più macchina ovviamente da corsa, per arrivare poi alla ultima evoluzione, quindi alla... Come dicevamo, qua sotto vedete parte la famosa parabolica che abbiamo visto poc'anzi. Quindi una volta, quando si correva sull'anello, c'era un giro di pista normale e un giro di pista sull'anello ad alta velocità. È frenante, una stagione che è iniziata appunto con a Vallelunga, proprio con le temperature diciamo anche abbastanza importanti. Semaforo verde dopo la safety car e riparte la mini challenge. E allora godiamoci questo passaggio sul rettifilo fino all'arrivo alla staccata, la prima variante. Arrivano vicinissimi. Stando all'interno del paddock del ACI Racing Weekend, alle mie spalle come vedete ci sono le vetture della Porsche Carrera Cup, c'è anche Jorge Lorenzo, lui campione, eccolo lì, campione del mondo MotoGP, che si sta prestando quest'anno a provare questa esperienza con le 4 ruote. Due passi nel paddock di Monza, come vedete ha smesso di piovere, ma soprattutto c'è davvero tanta gente che si sta godendo questo momento prima della partenza della Porsche Carrera Cup Italia. Avanti Giampi, avanti! Stanno preparando le Porsche per la Carrera Cup Italia, tra questi chiaramente ci sono alcuni dei personaggi illustri bresciani, come tra poco vedremo, vale a dire Alex De Giacomi, che cerca punti importanti per la Michelin Cup, Alberto Cerqui che cerca il riscatto e Gianmarco Quaresmini che punta ovviamente alla vittoria del campionato. Sì.
Giacomo Pollini, campione italiano sport prototipi, terzo titolo in bacheca, complimenti davvero. Grazie mille. Allora, raccontaci un po' questa avventura, vittoria in gara 2 con un secondo posto, gara 2 non si è corso tantissimo, l'importante è il risultato. Esatto, diciamo che volevo concludere la stagione con un bel risultato, almeno il podio. Con queste condizioni sappiamo che comunque ci troviamo abbastanza bene, in quei pochi giri che siamo riusciti a fare, alla fine bene o male avremmo fatto un paio di giri, sono riuscito a recuperare subito dal settimo posto in griglia, dopo un paio hanno avuto problemi, gli altri invece li ho superati in pista e alla fine sono riuscito a concludere in questa posizione. Diciamo che è un coronamento di una stagione che è stata direi ottima, perché i risultati sono sempre stati molto buoni, abbiamo vinto almeno una gara in tutti gli appuntamenti e quindi diciamo meglio di così non poteva andare. Diciamo che il connubio Giacomo Pollini e la Wolf Racing Car bresciana è perfetto in questo momento. Esatto, dai, abbiamo portato a casa io tre campionati, uno poi l'ha vinto anche Matteo mio cugino, quindi ne abbiamo fatti di famiglia 4 su 5 e direi che ci siamo trovati subito bene con questa macchina e le prestazioni appunto possono confermarlo e soprattutto i titoli e insomma vediamo poi per gli anni successivi. Dedica speciale? Beh, devo ringraziare il team, la famiglia, specialmente mio papà che è quello che diciamo gestisce tutta la baracca e non posso che ringraziarlo perché ha tirato fuori una macchina direi dalle ottime prestazioni e ovviamente anche quelli che mi seguono a casa, tutti amici, parenti che tifano per me. Un'ultima cosa, l'anno prossimo adesso ci pensiamo tra qualche giorno, stai già pensando? Ci stiamo già pensando ma non abbiamo ancora niente di definitivo, probabilmente stiamo pensando di lasciare anche questo campionato e di andare a fare altro, però non è ancora confermato nulla per il momento. Bocca al lupo. Grazie. Termina qui il nostro secondo appuntamento con Passione Motori, una puntata speciale dedicata in gran parte alla C Racing Weekend qui all'Autodromo Nazionale di Monza, ma soprattutto per farvi vivere un pochino la passione continua, perché abbiamo in serbo graditissime sorprese e soprattutto vogliamo raccontarvi sempre di più quello che è il mondo del motorsport con i protagonisti, e quindi tra pochissimo nei nostri appuntamenti ci sarà spazio per le storie e le leggende di questo fantastico sport che racconteranno il loro passato, il loro vissuto, ma soprattutto le loro incredibili avventure nel mondo delle due e delle quattro ruote. Per il momento è davvero tutto, non resta che augurarvi a tutti una buona continuazione. E soprattutto seguite Brescia Sport e seguite Passione Motori. Ciao, alla prossima!